Noi abbiamo bisogno di ridare una risposta ai ceti popolari, al mondo del lavoro, che a seguito di quelle politiche si ritrovano più poveri, più insicuri, più soli. No al presidenzialismo e all'autonomia differenziata che favorisce le regioni ricche, la Costituzione da tutelare, eolico ed energie alternative, risposte concrete ai bisogni sociali, soprattutto in questo periodo di crisi in cui mancano politiche attive del lavoro e si vive di precariato. La pensa così il segretario nazionale del PCI Mauro Alboresi, che arriva in Puglia per un tour elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Il simbolo falce e martello torna dopo 35 anni sulla scheda elettorale di questa tornata di fine estate. Sì, e di questo siamo molto orgogliosi. Rimettiamo al centro i simboli del lavoro, rimettiamo al centro una storia, quella dei comunisti in Italia, che ha coinciso con la parte migliore della storia di questa Repubblica. Il leader dei comunisti continua dicendo no alla flat tax, puntando tutto sulla sanità pubblica. Senza il pagamento dei ticket non si può pagare due volte, spiega, e l'abuso della sanità privata. Noi proponiamo un cambiamento radicale. Il centro-sinistra di fatto è pienamente dentro alla cultura liberista imperante. Questo spiega anche il perché delle politiche che ha perseguito, politiche largamente sovrapponibili a quelle perseguite dal centrodestra. Non è un caso che l'uni e gli altri si sono ritrovati a sostenere il medesimo governo, il governo Draghi, che di quella cultura politica liberista è la massima espressione.